Bonjour ragazze, bonjour ragazzi, come state? Oggi finalmente vedrete un po' della mia giornata tipica, tra virgolette, tipica qua in Olanda, perché fino adesso ho la sensazione di aver avuto sempre ospiti, quindi non penso siate stati ancora tantissimo con me, proprio da soli. Io e voi oggi non devo uscire di casa, ma ho tanto lavoro perché ho due chiamate di lavoro, devo rispondere tipo a 25 email. E ognuna è parecchio lunga, quindi devo preparare diverse fatture, devo firmare un contratto e poi, cosa più importante di tutte, devo preparare la valigia perché domani parto, ragazzi. Ieri ho parlato con i miei genitori, ho sentito sia mia mamma che mio papà, entrambi mi hanno detto che a Trieste fa caldissimo, che non si respira, si lamentavano tantissimo del tempo, ragazzi. Io stanotte avevo freddo, cioè ho soltanto praticamente il lenzuolo e il copriletto, questo di cotone, e vi giuro, avevo freddo, quindi stanotte dovrò mettere una coperta un po' più pesante, ma è una bellissima giornata in realtà. Vi faccio vedere, è una bellissima giornata, però c'è tantissimo, tantissimo vento. Penso si veda da come si muove l'acqua nel canale, tantissimo, tantissimo vento, però tutto sommato c'è bel tempo, ma almeno non si muore di caldo. Intanto ragazzi, volevo chiedervi subito una cosa che ci tenevo e quindi voglio sapere da voi come vi è sembrato il montaggio degli ultimi due video, perché dopo che mi avete dato i vostri consigli, per questo mi piace il fatto di raccontarvi tutto e di chiedervi le cose, perché poi potete aiutarmi proprio nella creazione dei miei contenuti. Quindi questa cosa penso sia bellissima e penso che sia il significato proprio vero della community. Ho modificato il montaggio come mi avete chiesto, con meno effetti, e l'ho lasciato praticamente come l'ho sempre fatto io. Quindi voglio sapere da voi gli ultimi due video, se appunto vi piacciono di più come tecnica, come stile di montaggio. Fatemi sapere perché per me è veramente importante avere il vostro feedback. I video li faccio per voi, quindi è importantissimo, cioè è la cosa più importante di tutte è che vi piacciono, quindi fatemi sapere, mi raccomando. Adesso tra un po' veramente devo alzarmi perché devo fare colazione e poi ho subito una chiamata di lavoro, quindi devo essere almeno un po' presentabile, non con il pigiama, con i cuoricini. E poi devo anche, vabbè, fare le pulizie un po' e poi appunto fare la valigia. Ragazzi, ci credo che avevo freddo. Allora, adesso ci sono 18 gradi, anche se non piove in realtà, però 18 gradi forse sta per piovere. E le minime sono di 13, quindi stanotte ci credo che avevo freddo, cioè 13 gradi. Buongiorno. Buongiorno, amore mio di mamma. Ciao, amore mio. Sei bellissimo, piccolo carino nudo bianco. Quanto chiacchieri? Quanto chiacchieri, amore mio? Buongiorno. Sì, chiacchierone che non sei altro. Chiacchierone che non sei altro. Dove vai? Dove vai? Gna, gna, gna. Le crocchette le hai? La babetta morbida stasera, gattone, stasera. Stasera. E qui c'è anche la nostra gatta Stellina, che fa il suo pisolino solito. Buongiorno, gatta Stellina. Mi deve annusare come al solito, perché metti che non sono io. Buongiorno, gatta Stellina. Buongiorno, buongiorno, patatina mia piccola. Buongiorno, patatina mia piccola. Cosa c'è, gelosone? Gelosone! Gelosone! Bello che io vi ho comprato il grattino qua, ragazzi, e voi state sul divano, fantastico. Sì, buongiorno. Per colazione vediamo che cosa possiamo fare. Allora, direi frutta. Sì. Ero convinta di averle le fragole, non le vedevo. Fragole, direi. Forse una banana. Faccio un frullato. Forse yogurt, dai, direttamente yogurt con la frutta stamattina. Laviamo le fragole. Come yogurt ho questo che è uno yogurt magro, 0% di grassi, non è yogurt greco, stranamente. Ho voluto provare questo yogurt che è appunto normale ed è in cartone. Non so se ci sono da noi o forse ci sono, ma io non li ho mai notati, però mi è sembrato particolare e ho preso questo. L'ho già assaggiato, non è niente male. E qua sotto, guardate, eccola, c'è la bandierina olandese con la mucca, fantastica.
Ok, ho lavato e tagliato a pezzettini le fragole e adesso ci aggiungiamo questo muesli, ragazzi, che vado, cioè che provo anch'io per la prima volta. E questo è il brand del supermercato Albert Heijn, da cui l'ho preso, ed è muesli tostato naturale. Vediamo un po'. E visto che sono super golosa, ci aggiungiamo anche un po' di miele. Voilà ragazzi, un cucchiaino, abbondiamo. E due cucchiaini, che bontà! Ta-da! Tra l'altro, notare, non so se ve li ho già fatti vedere, i miei cucchiaini, ho preso tutte le posate in color oro opaco. Sì, ve l'ho già fatto vedere, ma sono troppo entusiasta. E buon appetito a me, la nostra colazione è pronta, ragazzi. Yogurt magro 0% di grassi con fragole fresche, muesli e miele. Sto uscendo perché voglio fare colazione in giardino. E qui, ragazzi, c'è, non so se lo sentite, c'è il piccolo merlo di cui vi parlavo su Instagram, che canta. Non so se la mamma, il papà o il piccolino. Se mi capita di vederlo, perché non ha paura di me e si lascia avvicinare tranquillamente, ve lo faccio vedere. Vediamo. Ti sento, ma non ti vedo. Deve essere qua. Qua ci sono le nostre amiche paperelle, c'è anche Oscar da qualche parte che è cresciutissimo, ragazzi. Questa non so se è la mamma o il papà, mi dimentico sempre il nome che hanno queste paperelle, che non sono paperelle, ma sono bellissime. Tutte nere, con questo becco e questa specie di cresta bianca. Questa è la situation, ragazzi. Fa caldo, ma c'è molto vento. E il sole si è nascosto dietro le nuvole. E comunque è bellissimo alzarmi e vedere le ninfee qui. I fiori sono veramente meravigliosi. Guardate che meraviglia. Ce ne sono tantissime. Quindi ragazzi, questa è la mia colazioncina con questo panorama bellissimo. È tornato anche il sole. Faccio colazione. Buon appetito. Cosa c'è? Ah, ti sei calmato? Ah no, non ti sei calmato. Non puoi uscire adesso in giardino, gatto Denver. C'è quel povero piccolo merlo. E già l'altro giorno c'è stato un incidente. Che se non lo salvavo non so che fine faceva con te, caro Denver. Che sembri tanto rimbambito, ma poi... Oggi outfit da casa, molto casalingo, ragazzi. Ho questa felpa di Topolino e Minnie che ho preso su ASOS e i pantaloni semplicissimi di una tuta. Anche questa penso di averla presa su ASOS. E già che siamo qui, ragazzi, andiamo a prendere la valigia. Perché tra un po', prima una call, ma poi mi metto a fare la valigia e vai. E nel frattempo, ragazzi, è arrivato anche un pacchetto da ASOS. Ho preso delle cosine, ero super in ansia, pensavo non sarebbero arrivate in tempo, invece sono arrivata in tempo e vai, apriamo insieme il pacchetto. Eccolo. Eccolo, ragazzi. Non è grandissimo. Pensavo di aver preso tantissima roba, invece il pacchetto decisamente non è grande. Scopriamo insieme che cosa c'è. Allora, ho preso. Ah, ok. Questa è una camicia semplicissima, lunga. Se non sbaglio, sì, tall, della linea tall, quindi è anche molto, appunto, lunga. E l'ho presa principalmente da usare in spiaggia, tipo come copricostume. Poi ho preso un paio di, ovviamente scivolata, stai là. Ho preso un paio di jeans. Questi sono molto diversi da quelli che io andrei ad usare di solito. Sono tall, tipo mom o boyfriend jeans, quindi sono un pochino più larghi, non i soliti skinny che prendo io di solito, e hanno una specie di fiocchetto in vita. Voglio proprio vedere come mi stanno. Poi, ah sì, poi ho preso delle cavigliere e dei cerchietti che mi servono sempre quando mi preparo e voglio tenere i capelli lontano dal fondotinta e dal trucco. E queste cavigliere mi sembravano molto carine da indossare assieme a quella leopardata che vi ho fatto vedere qualche giorno fa. E poi, ah sì, questo è un top naturalmente rosa, ragazzi, e non potevo non prenderlo quando l'ho visto. È stupendo. Ah sì, poi questa sono strafelice di essermela accaparrata perché è la felpa di Hello Kitty e ce n'erano ancora pochissime. Ho dovuto prendere la, che taglia è questa? La 12, io di solito prendo la 8, 10 e quindi sarà parecchio oversize. Le taglie erano già tutte sold out, ma mi piaceva troppo, ragazzi. Non potevo non prenderla. Guardate che meraviglia, Hello Kitty! I love it. E poi, ah sì, poi c'è quest'altro.
top, dovrebbe essere corto, mi sono sbagliata, sì, di questo bellissimo verde smeraldo. Poi ho preso un altro top rosso, monospalla, questo vedersi così non è niente di particolare, ma penso che indossato sarà molto bello. Poi questo invece è un abito tipo copricostume lungo, che mi sembrava molto molto bello come fantasia. Manco io mi ricordo cosa ho preso, ragazzi, e dire che l'ordine non l'ho fatto tantissimo tempo fa. Sì, questo è un altro top nero. E poi un abito che non mi dispiace come fantasia, è molto carino, ma ovviamente bisogna provarle tutte queste cosine. Però adesso non ho assolutamente tempo, ragazzi, devo andare a fare la valigia. Portiamo tutto in Sicilia e proviamo tutto là a questo punto. A parte la felpa, giustamente, non credo mi servirai felpa in Sicilia, non credo proprio. Ok, ragazzi, è passato già un po' dall'ultima volta che ho filmato, ma sono stata per a lungo al computer, ho fatto una call di lavoro che è durata più di un'ora e adesso parlo sempre strano con sto Invisalign. A tratti parlo strano, a tratti parlo normale. Comunque, ho finito la call di lavoro e poi sono rimasta al computer per diverse ore, per dei contrattempi tecnici, diciamo, però adesso si è tutto risolto, ho dovuto ricaricare il video, ma adesso si è tutto risolto, perdonatemi. Comunque, qui c'è Gatta Stellina, dov'è? Ciao gatta Stellina, io me ne vado per qualche giorno, ma viene Demelza a prendersi cura dei gattoni. Gatta Stellina, sei bellissima. Gatta Stellina, questa scoiattola. Ma cos'è sto miau? Ma cos'è sto miau proprio tu che non chiacchieri mai? Ma cos'è sto miau? Oh, dove vai? Dove vai, gatta Stellina? Dove vai? Sei bellissima, sei bellissima. Sei bellissima. Ciao ragazzi, vi mando i baci. E naturalmente il gatto più geloso sulla faccia della terra, quando vede che Coccolo gatta Stellina arriva subito. Lo so, gatta Stellina, cosa ci possiamo fare? Sì, amore mio, sì. Sei un gattino parlante? Sei un gattino parlante? Sì, ma adesso non parlo. Vi abbandono per qualche giorno, gattoni, mi mancherete tantissimo. Mi mancherete tantissimo. Amore mio, mi mancherai tantissimo, amore mio. Ragazzi, sto provando questo, che è uno degli ultimi dei vestiti che mi sono arrivati, che ho ordinato su Asos. Non so se mi convince tantissimo oppure no, vorrei che fosse un pochino più stretto qua in vita. Invece un pochino più, mi sta un po' largo. Però la fantasia, secondo me, è molto molto carina. Poi lo sapete che io adoro gli abiti lunghi e mi piace tantissimo anche la fantasia. Che cosa ne dite? Penso di portarmi anche questa chanellina, quella con la sabbia, molto estiva, che come sapete in estate indosso sempre praticamente, quindi questo sicuro va in valigia. L'abito invece non lo so, non so se mi convince tantissimo, non so se rimandarlo indietro a fare il reso oppure tenerlo e portarlo con me in valigia. Costumi penso di averne abbastanza, c'è quello di Fendi che avete visto nell'ultimo video haul, che mi piace tantissimo. Poi ho preso, allora, questi sono tutti di Calzedonia, li ho presi l'anno scorso, c'è questo fucsia bellissimo che mi ricorda tra l'altro un costume che avevo usato, era intero ovviamente, che avevo usato per la gara di nuoto sincronizzato, la prima in cui ho vinto la medaglia d'oro, vabbè, tra l'altro queste chicche. E poi c'è quest'altro costume che mi piace tantissimo, anche questo di Calzedonia con le paillette, è anche un verde bellissimo. E poi c'è questo che è identico a quello fucsia, però è appunto di questo bellissimo color Tiffany, mi piace un sacco. Poi veramente forse non dovrei portarne così tanti, non so se ha senso perché non sto via un mese. Poi mamma mia, questo l'ho, cioè appena l'ho visto non potevo lasciarlo, e anche questo di Calzedonia, guardate che meraviglia, rosa glitterato, cioè è proprio Nicole questo costume. E poi quest'anno invece, questo non l'ho ancora mai messo, l'ho appena preso, e questo è il brand, vi faccio vedere, eccolo qua, non so pronunciarlo, Reina Olga penso, sì, Reina Olga, non penso sia difficile. Nicole, com'è? Situation valigia è questa, ho preso solo vestiti, allora alcuni un po' più da sera così se, quando usciamo a cena, il resto sono vestiti più estivi. Alla fine ho deciso di prendere anche quello che ho appena preso su Asos, quindi ho tolto l'etichetta, ho tolto tutto ed ho deciso di tenerlo perché è carino secondo me, e sarebbe ancora più carino con la cintura Gucci marrone che non riesco più a trovare dopo il trasloco che mia mamma
nascosto così bene, non so dove sia. Comunque, e poi il resto sono copricostume. Questo è quello appunto che ho appena preso. E sì, basta, biancheria e il roll per i peli dei gatti. Immancabile, anche la camicia che ho appena preso. E basta, insomma, beauty case direi. E sono... ho praticamente finito. Molto semplice preparare la valigia quando si va al mare. Ok, dopo un lungo ponderare ho deciso che come borse porterò queste due. Questa di Dior e questa di Chanel. Mi devo trattenere, altrimenti ne porterei altre due o tre, ma penso che possano bastare, dai. Poi ho comprato questa custodia per portare il cellulare in acqua. Spero che funzioni. Aveva dei rating molto alti su Amazon, quindi speriamo davvero. Quindi anche questa, whoop, dentro nella valigia. Invece come bagaglio a mano ho deciso di non prendere la Louis Vuitton, ho preso questa nera, quella classica, semplice. Questo sarà il bagaglio che porterò con me, con le cosine di valore, ma soprattutto il computer che mi serve sull'aereo perché devo lavorare. E lì invece diciamo che ho quasi finito tutto quanto perché ho già messo tutto. Mi manca, cosa mi manca? Il beauty case che è qua, che lasceremo in bagno. Qui c'è la borsa da mare, prenderò questa così se la lascio lì in spiaggia non mi devo preoccupare perché non è una borsa costosa. Il beauty case nel frattempo lo lasciamo qua. I gioielli che porto con me, allora, ho preso questo, il bracciale Saint Laurent, quello Hermès dorato e nero. Poi porto con me questi bracciali Dior che sono molto estivi, molto carini, quelli in stoffa. E poi, allora, vabbè, l'orologio, il Panthère di Cartier, il Love, l'anello Love di Cartier, le mie collane che indosso sempre. E poi i nuovissimi, che si sono già ingarbugliati, orecchini Chanel che avete visto nell'ultimo video, che secondo me sono veramente meravigliosi, anche se so che con il logo grande così a molti non piacciono, però a me sì. Quindi queste sono le cosine che porterò per quanto riguarda i gioielli. E penso proprio che abbiamo finito. Altre cose importantissime che ho preso: questo è il beauty da mare ed ho preso tutti i solari, fattore protezione 30, fattore protezione 30, ma io uso di più il fattore protezione 50. E poi ho questo che è il Beach Glow, è un olio capelli protettivo e illuminante, ma io lo uso soprattutto perché protegge i capelli dal sole. Poi guardate che figata il packaging di questo prodotto, che è un doposole Diego Dalla Palma, bellissimo. E poi mi porto la crema fattore protezione 50 per il viso e... cos'altro c'è? Ah sì, c'è poi lo stick 50+ e altri campioncini della crema Avène, sempre 50+. E altra cosa che non può mancare, ragazzi, è l'anti zanzare. Naturalmente io ci faccio il bagno in estate e non posso non prendere anche questo, importantissimo. Ho preparato anche quello che indosserò domani, semplice t-shirt Jadior, che è al contrario in realtà. E questa sarà la borsa, jeans e penso, vediamo, quali scarpe. Sicuramente un paio di sneakers. Potremmo per la prima volta indossare queste, che non ho ancora messo, che cosa ne dite? Ok, outfit per domani pronto. Ho aggiunto anche le sneakers, le ho messe sul letto, ragazzi, ovviamente, perché sono pulite, non le ho mai messe, sono nuove di zecca. E direi che appunto è fatta, ci abbiamo fatta. Valigia da stiva pronta, valigia che porto con l'aereo pronta, manca solo il computer che però mi serve ancora adesso, ed è fatta. Allora, stasera vorrei fare la pizza e ho preso questo, come si chiama, la base, che è questa qui, ragazzi. Penso sia rotonda, tra l'altro mi sto rendendo conto in questo momento che è rotonda, la volevo rettangolare, ma fa niente. E cosa c'è? E quindi la pappa tua è là, guarda, sì è là. Quindi vedremo com'è, è la prima volta in assoluto che provo questa base per pizza, quindi speriamo sia decente, ragazzi. L'unico marchio di mozzarella che conosco e che ho trovato qui è questa, è la Galbani, e quindi ho preso la mozzarella Galbani. E questa invece è la passata di pomodoro, che non so se si trova anche da noi questo marchio, Petti. C'è scritto Toscana, fatemi sapere nei commenti, ma mi sembra di sì, mi sembra che si trovi in Italia, quindi credo sia originale italiano. Quindi per quanto sono riuscita ho preso cose che si trovano anche da noi, almeno credo, a parte appunto questa, ma
le nostre qui non ci sono. Allora, è molto sottile, decisamente troppo sottile, ed era completamente piatta, quindi ho praticamente arrotolato i bordi in modo da creare una specie di crosta, non lo so, è veramente molto sottile, cioè da noi non sono così sottili, almeno non credo. E farò una margherita, quindi semplicemente passata di pomodoro e mozzarella. E poi non lo metto mai di solito sulla pizza, ma stavolta mi va e ho visto che lo avevo in casa, quindi ho detto perché no, e vado a mettere anche un po' di origano. Ok, la pizza è pronta da infornare, nel frattempo ho scaldato il forno, quindi let's go. Qui, per quando viene Demelza che si prenderà cura dei gatti, ho preparato la pappa, le crocchette, poi ho preparato le loro, sono tipo degli snack con l'erba gatta che gli piacciono tantissimo, le scatolette, eccole qua, le scatolette di pappa morbida, quelle Almo Nature, questi sono tutti filetti di pollo, che non so se sono fuoco, ma mi auguro di sì. Qui dietro ci sono questi Catisfactions, altri snack, catastellina già visto, che cos'ho io qua. E poi qua dietro ci sono le ciotole pulite. Gattoni, mi mancherete gattoni, mi mancherete gattoni. Tu no. Grazie Gattastellina, grazie Gattastellina. La pizza è pronta, forse anche un po' troppo pronta. Quindi ragazzi, io adesso ceno e poi vado a nanna, perché domani devo svegliarmi presto, perché devo prendere 2 aerei per andare a Palermo. Quindi dovrò viaggiare per un bel po', ma penso, anzi sicuramente farò un vlog anche domani, quindi mi seguirete in questo viaggio, che sono super super emozionata veramente di andare in Sicilia per la prima volta, non ci posso credere, cioè è bellissimo e spero di incontrare tanti di voi. In tanti mi avete scritto, sono di Palermo, comunque sono siciliano, eccetera, quindi spero di conoscere tanti. Insomma, se mi vedete salutatemi, che mi fa super piacere. E niente ragazzi, io vi saluto qua, vi mando un bacio grandissimo, vi abbraccio forte 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 forte. Spero di non avere particolari problemi nel caricamento dei video, ma non so come sarà la linea giù a Palermo, quindi vedremo ragazzi, vi aggiorno sulla situazione. Bacio grande, a domani, ciao.